When Mr. Berlusconi left the stage, I got the opportunity to speak to one of his four female ministers, Giorgia Meloni, who started her career in politics at 15 as a student activist. Io penso francamente, noi l'abbiamo visto stasera, che agli italiani interessino altre cose, perché gli italiani vogliono sapere da Silvio Berlusconi che cosa sta facendo per il bene della nazione e francamente dei suoi rapporti sessuali gli interessa, viva Dio, poco, poco. Ma ti sembra giusto che il presidente non risponde alle domande? No, scusa, io non so dove pensate che stiamo, ma qui non stiamo, cioè siamo in Italia, una Repubblica Democratica, si fanno le conferenze stampa e nelle conferenze stampa accade che le testate giornalistiche mandino i loro giornalisti, che scelgano loro chi mandano, che quelli arrivano e fanno le domande, come accade in tutto il resto del mondo, quindi non sceglie lui con chi confrontarsi. But asking those sorts of questions isn't easy here. And they're not questions that Mr. Berlusconi's female ministers can bear either. Ma che cos'altro deve fare? Ma che cosa state dicendo? Inventate delle cose false e le raccontate in giro per il mondo e questo è intollerabile perché state giocando con la nostra democrazia. State giocando con il nostro orgoglio nazionale, voi inventate le cose. Non è tollerabile, mi dispiace. Non è tollerabile. Io sono molto orgogliosa di essere italiana, ok? Sono molto orgogliosa della gente che legge la mia classe politica. Anche a lei. Quindi, su questa cosa, guardi, io mi infurio, perché siccome posso giurare sui miei figli, non le rispondo più, perché lei ha una situazione pregiudiziale, è inutile che non perda tempo. Non perdo tempo a risponderle. Non basta, me ne vado o se ne va lei. E allora basta, spegniamoci. Guardi, mi fa infuriare questa cosa, perché è come se mi dicessero che non mi chiamo Silvio Berlusconi. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Avevamo ricusato questo giudice, che in tutte le situazioni si è messo in piazza per criticare l'operato del governo. È una cosa scandalosa. Vedrete cosa dirò in Parlamento. Quindi, su questa cosa, guardi, io mi infurio. Perché siccome posso giurare sui miei figli, non le rispondo più, perché lei ha una situazione pregiudiziale, è inutile che non perda tempo. Non perdo tempo a risponderle. Non basta, me ne vado o se ne va lei. E allora basta, spegniamoci. Guardi, mi fa infuriare questa cosa, perché è come se mi dicessero che non mi chiamo Silvio Berlusconi. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Avevamo ricusato questo giudice, che in tutte le situazioni si è messo in piazza per criticare l'operato del governo. È una cosa scandalosa. Vedrete cosa dirò in Parlamento. Ma mi faccia il piacere, se ne vada!